Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo il gelato fatto in casa. Perché andarlo a comprare quando ce lo possiamo fare, soprattutto i gusti che ci piacciono a noi? Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono pochi, ma quelli buoni. Ci serviranno 500 g di panna da montare ben fredda, 375 g di latte condensato e poi a piacere gli ingredienti che vi piacciono di più per decorare il vostro gelato. Io in questo caso ho scelto delle scaglie di cioccolato perché prepareremo del gelato alla stracciatella e dell'amarena perché prepareremo un gelato all'amarena. Mettiamoci subito a prepararlo. Andiamo a mettere la panna in questa ciotola più grande e andiamola a montare a neve ben ferma. Con uno sbattitore elettrico ci vorranno circa 5 minuti. Qui la panna è ben montata, le fruste non ci servono più, togliamole un attimo. Ora andiamo ad aggiungere il latte condensato qua, e giriamo delicatamente per non far smontare più di tanto la panna. Con questa quantità vi verranno circa 750-800 grammi di gelato e noi lo divideremo in due vaschette e lo decoreremo a nostro piacere. Andiamo a dividere il composto nelle due vaschette. Decoriamo questo con il succo delle amarene. Qualche amarena dentro. Non vi preoccupate se sono cadute tutte nello stesso posto. Andiamo a girare e andiamo a mescolare bene tutto. Quest'altro la granella di cacao. E mescoliamo anche qua tutti gli ingredienti. Aggiungetene quanta ne volete voi, naturalmente le quantità qui sono assolutissimamente a vostro piacimento. Queste ore vanno chiuse con un coperchio e lasciate riposare in freezer dalle 4 alle 6 ore prima di gustarle. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Se la rifate, fatemi sapere se anche a voi piace questa idea di fare il gelato fatto in casa in modo veloce e sano. E ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a cucinaconagnese@gmail.com.